Il Poco F2 Pro è attualmente lo smartphone più economico venduto in Italia con lo Snapdragon 865. Questo ci fa capire due cose: che non si è risparmiato sulle componenti hardware, ma si è dovuti scendere un po' a compromessi su altri reparti per avere un prezzo così tanto basso. Ora lo vediamo insieme e lo andiamo a confrontare anche con il diretto concorrente, il Realme X50 Pro. Vi ricordate il Pocophone F1? Era uscito così dal nulla, nessuno ne sapeva niente e nessuno conosceva quale fosse la direzione che Xiaomi volesse seguire, ma era uno smartphone così tanto convincente che aveva fatto innamorare tantissimi utenti, me compreso. A grande richiesta arriva il successore, il Pocophone F2 Pro, che sfrutta la stessa ideologia nel portare un processore molto potente all'interno di uno smartphone con un prezzo molto contenuto. Però manca quel fascino che tanto aveva contraddistinto l'F1. Ma andiamo con calma e adesso vi parlo un pochettino anche di come è costruito. Gli assemblaggi sono di alto livello, tipici dei top di gamma. Rispetto al vecchio F1 perdiamo la scocca in plastica e adesso abbiamo uno smartphone realizzato interamente con un frame laterale in alluminio e un retro in vetro. Nonostante questo materiale lo consenta, però non c'è la ricarica wireless. Manca la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, ma questo probabilmente è dato dal fatto che superiormente c'è una fotocamera pop-up, quindi avere parti in movimento riduce la possibilità di essere totalmente impermeabile o perlomeno lo rende molto più difficile. E visto che l'abbiamo citata, parliamo della fotocamera anteriore, perché Xiaomi o Poco hanno deciso di adottare una soluzione del genere per avere un display totalmente borderless e privo di fori, notch o quant'altro. Sebbene nel 2019 questo metodo fosse ampiamente utilizzato, in quasi tutti i device del 2020 è sparito per far posto al foro. Il Poco F2 Pro è quindi uno dei pochi smartphone che quest'anno riesce a regalare quell'esperienza di schermo pieno privo di alcuna interruzione, ed è una cosa da non sottovalutare perché sotto questo punto di vista è abbastanza unico nel suo genere. All'interno di questo meccanismo ci sono delle luci che possono essere sfruttate come LED di notifica. Io sinceramente ho disattivato questa funzione perché la trovo poco elegante, però se vi dovesse piacere sono dei LED RGB che si possono personalizzare nel colore, quindi potete scegliere ad esempio di utilizzare un verde per WhatsApp oppure un blu per Telegram. Trovo molto bello però il tastino qui laterale, il tasto power con questo accento rosso che dà un po' più di carattere allo smartphone. Io lo sto testando in questa colorazione bianca, però è disponibile sia blu, viola che nero. Dalle immagini che ho visto online, probabilmente quella più carina è quella blu, però comunque anche questo dipende tutto dai vostri gusti. Il modulo fotografico è circolare e non mi dispiace sinceramente, mi ricorda molto il design dei vecchi Motorola. Però sporge un pochettino, ma si riesce a risolvere questo problema con la cover che abbiamo in confezione, è trasparente e protegge bene anche lo smartphone. Il Poco F2 però non è sicuramente uno smartphone compatto, anzi è un po' padelloso e anche pesantuccio, 218 grammi. Ma torniamo sulla parte frontale perché c'è un bel pannello da 6.67 pollici e si tratta di un Super AMOLED con risoluzione Full HD+. Il refresh rate qui è di 60 Hz, che va un po' controcorrente, un po' contro le mode che si stanno seguendo in questo 2020. Quindi non abbiamo una frequenza di aggiornamento elevata di 90 o 120 Hz. E devo essere sincero, un po' mi è dispiaciuto. Sono conscio del fatto che questa è semplicemente una percezione visiva, perché non incide assolutamente sulla qualità di questo schermo. Anzi, è molto bello perché raggiunge una luminosità massima molto elevata e soprattutto supporta l'HDR quando ad esempio andiamo a guardare dei contenuti multimediali su Netflix o su YouTube. Grazie alla tecnologia OLED abbiamo anche un sensore per il riconoscimento delle impronte posto sotto al display, che anche questo è sempre molto veloce e abbastanza preciso. Il primo impatto in realtà è stato un po' di amore e odio, specialmente perché la posizione è un po' troppo alta per i miei gusti, però dopo pochi giorni mi sono abituato e tutto è andato per il verso giusto. C'è inoltre lo sblocco per il riconoscimento 2D del volto, ma si deve far uscire la fotocamera e sinceramente, avendo un sensore per l'impronta così rapido, non ho sentito la necessità di altri sistemi di sblocco. Andiamo oltre e vediamo il reparto dove Xiaomi ha deciso di risparmiare meno. Le componentistiche interne, l'hardware, perché sotto la scocca c'è lo Snapdragon 865, che è il SoC di Qualcomm più potente del 2020.
e il tutto poi è accompagnato da 6 o 8 GB di memoria RAM e ci sono inoltre 128 o 256 GB per lo storage interno e queste sono delle UFS 3.1, quindi abbiamo delle memorie molto veloci sia in lettura che scrittura. Esattamente come tutti i top di gamma di quest'anno, va, che è una meraviglia, è veloce in qualsiasi cosa voi facciate, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo ed è uno smartphone molto affidabile in tutte le operazioni. Anche in gaming, dove riusciamo a godere al massimo della visione senza notch o fori, che spesso vanno a coprire alcuni comandi nei giochi. E subito dopo passiamo invece al reparto dove si è risparmiato di più, le fotocamere, perché non mi hanno fatto impazzire. La camera principale è da 64 megapixel, la secondaria è una 13 megapixel che sfrutta una lente grandangolare, poi abbiamo una 5 megapixel con lente macro e poi c'è quella più inutile che è una 2 megapixel e viene utilizzata semplicemente per catturare tutte quelle informazioni per quando si va a fare scatti con effetto ritratto. Sia la principale che la ultra wide lavorano abbastanza bene, ma i colori sono sempre un po' spenti e le alte luci non sono mai gestite al meglio. Risultano un po' sovraesposte e le foto generalmente sono solo sufficienti. La fotocamera macro invece è abbastanza carina, ma sinceramente non è una lente che amo utilizzare. Per quanto riguarda i video, si riescono a filmare fino al 4K a 60 frame per secondo. Tecnicamente c'è l'8K, ma lasciatelo lì, i tempi sono ancora poco maturi e questa risoluzione sarà più utile tra qualche anno. La camera frontale da 20 megapixel invece è discreta e con questa si riescono a fare foto con effetto bokeh. A risollevare un po' i voti arriva come sempre la Google Camera che si installa facilmente con un semplice APK, non dovrete sbloccare il bootloader o fare il root, però non vi dico che versione dovrete installare perché ve lo spiego un po' più avanti. Il sistema operativo è tecnicamente una MIUI per poco, ma io l'ho percepito davvero poco perché non ci sono delle grandi personalizzazioni, non ci sono delle grandi differenze rispetto a una MIUI che troviamo ad esempio su Mi 10 o Mi 10 Pro. A parte un launcher di sistema differente, le impostazioni che troviamo sono le medesime. Ma questa non è una cosa negativa perché a me la MIUI 11 piace davvero tanto perché la trovo ormai stabile e matura, è basata qui su Android 10 e le patch di sicurezza sono aggiornate ad aprile. C'è ancora da limare qualcosina perché ho notato un po' di bug, ad esempio i primi giorni non riuscivo a modificare i toggle delle impostazioni rapide, ma ho risolto il tutto con un semplice comando su ADB e se anche voi doveste riscontrare questo problema vi lascio nella recensione testuale i passaggi da effettuare per andare a risolverlo velocemente. Passiamo all'autonomia perché integrata c'è una bella batteria da 4700 mAh di capacità e in confezione troviamo anche un caricatore rapido da 30 watt. A sera con il Poco F2 Pro solitamente ci arrivate con un 20-30% che tornano utili per iniziare la giornata successiva in attesa di ricaricarlo, però comunque non vi consentono di effettuare due giorni di utilizzo. Per arrivare a fare le due giornate dovrete un po' utilizzarlo meno perché lo schermo va a consumare davvero tanto. Purtroppo c'è un solo speaker che è abbastanza potente ma non è in grado di offrire un audio stereo, per fortuna però c'è il jack audio 3.5 e anche il sensore a infrarossi per comandare ad esempio gli elettrodomestici di casa come un condizionatore o anche cambiare canale sulla televisione. C'è il supporto alle reti 5G grazie al SoC Snapdragon di ultima generazione. La recezione è davvero buona, in chiamate gli interlocutori mi sentivano sempre correttamente e soprattutto si tratta di uno smartphone dual SIM. A inizio video vi ho detto che si perde un pochettino il fascino che aveva caratterizzato la serie Poco. E questo perché lui non è nato per essere un Poco, ma per essere un Redmi, più precisamente un K30 Pro. Sono due dispositivi gemelli con delle componentistiche interne praticamente uguali. Infatti quando sono andato a installare la Google Camera, sotto la voce Poco F2, lo sviluppatore consiglia gli stessi settaggi del K30. Il Redmi è stato lanciato in Cina lo scorso marzo, ma il Poco è arrivato in Italia soltanto a inizio giugno. Sinceramente non ci vedo nulla di male a importare uno smartphone con un nome differente, dipende un po' dai mercati in cui lo si va ad acquistare. Era successo anche lo scorso anno con il Redmi K20 e lo Xiaomi Mi 9T, ma avrei preferito che avessero lasciato intatta la serie Poco, perché questa esclusività e unicità avevano fatto innamorare tantissimo i suoi utenti.
Ad ogni modo, l'F2 Pro è uno smartphone molto valido. C'è stata un po' di confusione per quanto riguarda il prezzo di listino, perché online si riesce a trovare sul sito Xiaomi a 549 euro, ma è già scontato, è già in offerta a 499, e secondo me sarà questo il prezzo che verrà stabile anche nei prossimi mesi. È un prezzo ottimo per queste caratteristiche hardware, però ora che lo abbiamo analizzato, andiamo a confrontarlo con il diretto concorrente, il Realme X50 Pro. Oltre a una differenza estetica e di design, sono internamente due smartphone molto simili, entrambi con lo Snapdragon 865. Il Realme però sfrutta un pannello a 90 Hz che risulta più fluido rispetto a un classico 60 Hz del Poco. Qui però c'è il foro, anzi il doppio foro, che sicuramente non è una cosa apprezzata da tutti. L'audio è stereo ed è molto potente, con due speaker, uno sul basso e uno sulla capsula auricolare. La batteria dell'F2 Pro è da 4700 mAh di capacità e quindi è più grande rispetto a quella del Realme, ma il caricatore dello Xiaomi è soltanto da 30 W contro l'X50 Pro, che può vantare un alimentatore velocissimo da 65 W. Per quanto riguarda le fotocamere invece, le differenze sono relative soltanto alla scheda tecnica, perché gli scatti sono pressoché identici e con l'utilizzo della G-Cam riusciamo ad ottenere un notevole miglioramento su entrambi. Lo smartphone Realme costa leggermente di più, perché lui di listino viene 599 euro. La scelta quindi sta a voi: preferite avere uno smartphone totalmente privo di notch, di tacca, di fori e una fotocamera pop-up, oppure vi accontentate nell'avere uno schermo con il foro ma preferite un pannello con refresh rate a 90 Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, sono molto simili, sono velocissimi entrambi, perché c'è sia sullo Xiaomi che sul Realme lo Snapdragon 865. L'altra discriminante nella scelta dello smartphone è il sistema operativo, perché qui abbiamo la MIUI 11, mentre qui c'è la Realme UI 1, che sono tanto differenti sia nell'estetica ma anche nelle impostazioni di sistema. Fatemi sapere qua sotto comunque nei commenti cosa ne pensate di questo Realme, di questo Xiaomi Poco F2 Pro, e soprattutto chi preferireste tra i due. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo video, vi invito a lasciare un like e un commento. Ciao a tutti da Lorenzo.